fate scherzi, eh. Non fate scherzi. Signori, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per fare il pronostico sui football di Napoli Monza. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito a cominciare. Io adesso mi metto gli auricolari, che così sento l'audio del gioco. Mentre io vado a sistemare la partita, vi dico un paio di cose. Anzi, in realtà solo una cosa vi devo dire. Allora, innanzitutto, anzi, meglio così che sento anche fuori. Allora, questa è una comunicazione di servizio che in teoria darò anche nel video che vedrete prima di questo, che questo video lo sto registrando di venerdì sera. Al 99,9% il post partita di Napoli Monza non uscirà sul canale. Perché? Perché domenica sera vado a una festa di compleanno in famiglia e non avrò quindi tempo di registrare il video. Recupereremo lunedì col video che fungerà sia da post partita che da pagella. Ecco, volevo fare questa comunicazione. In teoria la farò anche nel video di sabato se parlerà Conte. Nel dubbio la ripeto qui. Allora, eccoci qua, Napoli Monza, come sempre 10 minuti, la difficoltà sempre superstar. Lo stadio è fatto, possiamo andare. Purtroppo non c'è il Maradona su PES, quindi ci dobbiamo arrangiare. Maglia azzurra per il Napoli, maglia rossa per il Monza. Le formazioni oggi sono facili da fare, visto che c'è stata la partita di Coppa, quindi io credo che si andrà con le formazioni, diciamo, con gli 11 titolari, con l'unica differenza che ci sarà Caprile, poi Olivera, Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Kvara, McTominay e soltanto 71. Che schifo! E poi Politano dietro a Lukaku. Allora, Meret, mettiamolo proprio nelle riserve perché è infortunato. Ci siamo qua. Purtroppo la formazione del Monza non posso cambiarla. Infatti, vedete, c'è Dani Mota, non posso toglierlo. Quindi, detto questo, signori, confermiamo il 4-2-3-1 e scendiamo in campo. L'ultima volta non è andata benissimo col pronostico perché ho perso 1-0 con la Juve. Intanto vediamo il capitano che incoraggia lo spogliatoio. Qui vediamo invece lo spogliatoio del Monza che si prepara per scendere in campo. Signori, ci siamo. Napoli Monza, speriamo che oggi il pronostico vada meglio rispetto alla Juve. Ci tengo a precisare che non ho giocato proprio una partita da quando abbiamo giocato il pronostico, quindi questa è la mia seconda partita. Inizia, signori, Napoli Monza. Non so perché Monza qua si chiama Mob, però andrà bene così. Di Lorenzo va da Lobotka. McTominay vede Lukaku, però Carboni riesce ad anticipare in tempo avversario. Intanto Buongiorno chiude su Milan Djuric. Riparte allora il Napoli con Anghissà, che di prima va McTominay. Lukaku, apertura a sinistra per Kvaratskhelia. Vede il taglio di Anghissà al centro e va da lui. Anghissà prova il tiro, parata di Turati, quindi calcio d'angolo. La prima azione pericolosa del Napoli arriva dai piedi di Zambu Anghissà, che si inserisce centralmente, servito da Kvaratskhelia, e prova questo tiro. La va a buttare sul palo, sul centro dell'area. Attenzione, Lobotka al volo! Altra parata di Turati, Lukaku! Ancora parata di Turati. Tripla occasione in poco meno di un minuto per il Napoli. Turati va al lancio lungo a cercare Buongiorno che svetta su Djuric. Bianco. Va da Kyriakopoulos. Maldini, fermato dal capitano. E riparte allora il Napoli. Con calma, andiamo con calma, ragazzi. Non dobbiamo per forza velocizzare la manovra. Politano cerca di inserirsi per vie centrali, ma Carboni lo ferma. Bianco va da Maldini. Djuric va da Dani Mota, che in teoria non dovrebbe giocare, però va bene così. Attenzione al Monza, palla vagante, recuperata da Anghissà, e si riparte sulla destra per Scott. Vede Lukaku che è costretto ad allargarsi, deve fermarsi perché non abbiamo qui un velocista proprio incredibile come lo era Osimhen. Anghissà va da Kvaratskhelia con un passaggio un pochettino rivedibile. Lobotka. Anghissà, fermato da Pessina. Ripartenza del Napoli, attenzione, c'è un buco a destra. Dani Mota. Dani Mota va da Maldini. Bravo, chi sei? Buongiorno, bravissimo. Chiusura fondamentale. Ripartiamo. Dai, Politano. Sgaloppa su questa fascia, Politano. Sgaloppa e metti un cross per Lukaku anticipato.
Lobotka. Oh, vai da me, vai da Scott! Fuori gioco. Mannaggia. Riparte quindi il Monza, che va a cercare la sponda di Djuric, che arriva ma non è precisa per Maldini. Allora il Monza si recupera il pallone con un intervento scivolata di Bianco abbastanza efficace. Quindi si va da Pessina, Maldini, va da Dani Mota, viene fermato da Matias Oliveira, che nell'ultima partita ha riposato in Coppa, dando spazio a Spinazzola. Kvara deve andare da Lobotka. Anghissa si va a destra dal capitano, filtrante per Lukaku, che si deve ancora una volta allargare, perde il duello con Pablo Marì, che va al lancio lungo a cercare Maldini, che viene intercettato. McTominay va da Politano. Politano vuole provare il tiro a giro ma decide di andare su Anghissa, che è rimasto sulla fascia. Cross a cercare Lukaku, fermato in extremis questo cross. Attenzione, attenzione, questo contropiede non mi piace, questo contropiede non mi piace, questo contropiede non mi piace. Mamma mia, buongiorno, cosa ha chiuso, no, non ci incischiate dentro l'area di rigore, mi raccomando. Pessina va di nuovo dentro, fuori gioco, perfetto, con calma. Siamo al 35esimo. È palese questo fuorigioco. Albero, bravo, bravo. Lukaku. Chiudi l'1-2, bravissimo. Kvara, Kvara, Kvara. Non ci credo. Cosa ha preso Turati? Incredibile, signori. Questa è una di quelle partite dove il portiere diventa Gesù. Io già so come andrà a finire questa partita. Calcio d'angolo. Sempre Politano, che va a cercare la testa di Lukaku, che svetta ancora, parata di che cazzo, però, cioè, Turati sta a tappare pure le smadonne fra poco. Maldini, ah, per poco non lo prendeva Anghissa. Dani Mota va indietro da Bianco, vede questa verticalizzazione di Pedro Pereira, che si accentra, attenzione, Dani Mota dentro. Caprile si immola, però il tiro non è pericoloso. Intanto sta per finire il primo tempo. Primo tempo abbastanza divertente, dove il Napoli ha provato. Intanto c'è questo bellissimo 1-2 chiuso. Attenzione, Kvara si accentra. Kvara, Kvara ancora, parata di Turati. Ah, questa però un po' in faccia gliel'abbiamo tirata, Kvara. Provaci adesso, ancora deviazione. Ma non fallo di mano, no. No, niente, vabbè. Finisce 0-0 il primo tempo. Molto più sollecitato Turati rispetto al nostro Caprile. Forse potremmo finire con un risultato a favore nostro. 7 tiri, 5 in porta, mentre il Monza appena un tiro e niente tiri in porta. Dani Mota, corto da Maldini, ancora Dani Mota, fermato da McTominay, e riparte il Napoli con Anghissa, che non riesce a passare la palla a Politano. Maldini, ancora fermato da un Rachmani molto attento e concentrato. Vai questo filtrante. Vai Scott, vai giù. Ma questa se passava era gol. Ancora Djuric, col tacco da Dani Mota. Attenzione, mamma mia, cosa ha chiuso. No, 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 no. Grandissimo Caprile. Grandissimo Caprile. C'è stato un momento di infarto. Vai io, calma. Calmi, calmi. Ok. Stavo dicendo, c'è stata una chiusura clamorosa, mi pare di Buongiorno, poi Oliveira è andato nel panico. Attenzione, Maldini va da Djuric, ma c'è ancora una volta Buongiorno. Io Buongiorno fa paura comunque, le chiude tutte. Anghissa, Anghissa sta cominciando a perdere un po' troppi palloni per i miei gusti, eh. Buongiorno, ancora lui, Lukaku cerca di pressare Izzo, per poco non rubava palla. Va sulla corsia sinistra il Monza con Kyriakopoulos, ma c'è Scott che intercetta questo pallone e riparte allora il Napoli. Lobotka che va di nuovo da McTominay. Lukaku vede Kvara sulla sinistra. Kvara è fermato. Kvara non si riesce ad accendere ancora, nonostante qualche paio di occasioni abbastanza pericolose. Bravo Lobotka.
Kvara. Va in verticale per McTominay. McTominay. Troppo. Ti sei allargato troppo. Troppo, Scott. Facciamo un po' di cambio. Va, vediamo com'è la situazione. Allora, mettiamo dentro Neres. Direi di mettere dentro Raspadori perché McTominay è un po' stanco. Per ora va bene così, vai. Dentro Raspa e Neres. E fuori McTominay e Politano. Oddio, cosa è successo? Perché quelli subentrati hanno una maglia diversa? Vabbè, no, non facciamoci domande. Lukaku viene raddoppiato e perde palla. Riparte il Monza con Daniel Maldini. Caprari allarga a sinistra per Kyriakopoulos. Maldini raddoppiato. Bravo Giacomino che recupera palla e si va sulla sinistra per Kvaratskhelia. È Raspador, però non ti devi fermare, cioè proponiti, inserisciti, se no io il filtrante non te lo posso fa. Dani Mota, attenzione Pessina, va da Pedro Pereira, cross per cercare Caprari, vola Caprile di Lorenzo, va da Neres subito verso Raspadori, che è bello fresco, vai Giacomino, perde il duello, lancio in profondità a cercare Pedro Pereira, aggancia, va basso e viene fermato il pallone, attenzione Kvara perde un pallone sanguinolento, Nanghissà, via, non corriamo rischi, vai, c'è un po' di praterie adesso, ci sono un po' di praterie, Lukaku, ti deve allargare, torna da Neres, che passaggi veramente scandalosi, Pedro Pereira ancora, fermato da Buongiorno, ragazzi Buongiorno penso finora il migliore in campo, perché veramente lì dietro un muro, attenzione, Kvaratskhelia, non ce la fa più Kvara, è stanco. Ma perché, madonna, ma questi passaggi però, c'è un problema con i passaggi, perché sono troppo dolci, un po' più tesi questi passaggi, un po' più potenti. Kvara, niente, è finita qui signori. È finita qui. No, non fate scherzi, eh. Non fate scherzi. Non è che mo perdiamo all'ultimo secondo, vero? No, Olivera, che combini. Ah, meno male. E quindi niente, ragazzi. Finisce 0-0. Purtroppo Turati ci chiude la porta in faccia. Ha fatto un paio di parate abbastanza importanti. E quindi 0-0. Ecco qui Turati, che sicuramente è stato il migliore in campo per il Monza, 8 tiri, 5 in porta. Questa potrebbe essere una di quelle classiche partite che il Napoli domina e poi il portiere diventa Gesù. E quindi signori, il video finisce qui, spero che sia stato di vostro gradimento, se fosse così mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. E ovviamente speriamo che questo pronostico non si riveli quello poi effettivo, ecco, quindi detto questo, sempre e comunque forza Napoli, noi ci vediamo lunedì col video che sarà sia post partita che pagelle, e niente, buona domenica, perché questo video uscirà domenica, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!